Ciao a tutti, questo è l'involucro di un rossetto neve, ma in realtà dentro ci sono due rossetti neve e un rossetto di Mesauda con vari sprechi. Ma in questo video voglio farvi vedere come ho ottenuto questo bellissimo rosso mattone utilizzando tre rossetti che non mi andavano bene, che non mi piacevano e che quindi l'alternativa era buttarli o tenerli lì inutilizzati. Quindi, se siete curiosi di vedere cosa ho pastrocchiato, andate avanti con questo video e vi ricordo che se volete provare a farlo voi, sicuramente lo farete meglio di me. Ciao! Ecco qua i rossetti che ho acquistato senza provare e che non sono assolutamente adatti alla mia carnagione. Questo che praticamente sulle mie labbra sparisce, questo che è molto molto bello come tonalità, però è un tipo di arancio che esalta il giallo dei denti, quindi i miei denti già non sono bianchissimi. E poi questo che è un doppione, ne ho due identici perché li ho avuti in omaggio facendo acquisti su Douglas, che è un rosso bellissimo, ma è lucido e quindi tende ad infilarsi nel codice a barre. Gli altri due invece sono opachi, Mesauda Neve Cosmetics. Voglio provare a creare dei nuovi rossetti. Residuo. A questo punto, scusate il treno in sottofondo, io ho messo in questa padella dell'acqua e questo ciotolino con i rossetti. L'idea è di scaldarlo a bagnomaria in modo che il rossetto si possa fondere, diluire e poterlo poi rimettere dentro gli stick che ho svuotato. Ovviamente per riempirli, vedete, questo è lo stick tirato fuori. E qui è riportato tutto in basso in modo che va versato qui il rossetto, poi dopo li ripongo magari in frigorifero e proviamo ad usarli. In teoria dovrebbero venire fuori, visto che questi due sono matte e questo è cremoso e lucidino, dovrebbero venire fuori dei rossetti satinati. Ora non farò tre nuance diverse. Perché è una prova e quindi verranno, vediamo cosa esce, insomma. Ed ecco qua, come potete vedere, i rossetti stanno cominciando a sciogliersi. Non ho aggiunto altri oli perché rischio poi di rendere il composto troppo liquido rispetto all'originale e quindi devo stare attenta però che non si deve scaldare troppo. Ed ecco qua i nostri rossetti sciolti, li vado a mescolare un po' con una spatolina. Sposto un po' perché
altrimenti non entro in inquadratura. Probabilmente c'è un po' di spreco, rimarrà un po' di roba attaccata al ciotolino e quindi ecco, ok, togliamo l'acqua. E adesso, prima che il contenuto freddi, lo andiamo a rovesciare dentro lo stampino del rossetto. Ne abbiamo fatto uno. Adesso vado a togliere l'imbuto, che non è ancora bello pieno, eh? Vediamo un po' di non far danni. Ah, vedete, si è già solidificato, per cui va di nuovo scaldato un po', altrimenti non si ottiene l'effetto. Però vedete, ecco qua che lo abbiamo nuovamente un po' scaldato. Devo stare attento a non bruciarmi, eh. Fatto, vedete, è pieno fino all'orlo, mi tremano le mani ovviamente. Adesso vado a riempire anche l'altro, però vedete, si solidifica subito, quindi non si riesce ad ottenere sicuramente tre rossetti. Tiriamo a finire il resto, a buttarlo dentro uno stampino e vediamo un po' cosa viene fuori. Ma io penso che di tre rossetti riusciamo a recuperarne soltanto uno. Quindi adesso vedete, è già solidificato, ma io provvederò a metterlo in frigorifero. Ovviamente non mi può venire un rossetto con un aspetto perfetto, perché insomma avete visto voi come il modo in cui l'ho realizzato, e lo metterò in frigorifero e vediamo poi cosa verrà fuori. Ed ecco qua il nostro rossetto che è stato per un'oretta in frigo. Vediamo un po' cosa viene fuori, eh? Guardiamo un po', ovviamente è orribile, va un po' ripulito. Vediamo un po' cosa è uscito, eh? Va decisamente ripulito. Però è venuto fuori un bel mattone caldo, non è né arancio ovviamente, perché c'era un po' di, nel rossetto c'era un po' di tutto, eh. Sta un po', c'era l'arancia, c'era il rosso e il nude. È venuto fuori un rosso mattone, il che era abbastanza prevedibile. Cremoso, ovviamente va aggiustato, ragazzi, perché così la punta non è gestibile. Bene, non lo so se vi ho dato un'idea, magari se riuscite a fare la stessa cosa che ho fatto io, meglio, va sicuramente bene. Ciao!